Benvenuti, ben ritrovati con Motomix, con i nostri video, a volte siamo scherzosi, a volte video recensioni. Oggi invece parliamo, come abbiamo fatto a suo tempo con Mirto, parleremo invece con Aaron Balestra, un nostro cliente affezionato. Ciao Aaron, come stai? Ciao Donny, benissimo, grazie. Molto bene, molto bene. Sempre bene quando vengo qua da voi. Si sta nel mondo dei cavalli, qua ci si sta sempre bene. Aaron, con la sua bellissima 1290 Super Adventure R che trovate qua in sfondo, ha da poco lanciato un canale YouTube dove con la sua compagna Lily vanno, fanno dei viaggi, fanno delle video recensioni, dei posti, dei luoghi, delle moto. Io trovo un ragazzo molto brillante che è in gamba, che vuole lanciare un po' questa nuova iniziativa e quindi abbiamo deciso un po' di presentarvelo. Cos'è stato il tuo ultimo viaggio, Aaron? Cosa hai fatto? Allora, l'ultimo viaggio mi sono ritagliato un bel po' di tempo libero per me, diciamo, questo è anche importante comunque che la gente lo sappia, perché con quattro settimane all'anno di vacanza o 5 siamo un po' limitati per quello che si può fare. Ho deciso comunque anche di cambiare tipologia di moto, perché vengo via da un super moto hard e mi sono stufato, ho detto adesso voglio darmi a una moto d'adventure, da viaggiare con la mia ragazza, perché purtroppo, come tanti possono sapere, su un moto hard in due si è molto limitati negli spostamenti, e per quello ho scelto di venire qua da Motomix ad acquistare una moto seria che faccia un po' di tutto, anche viaggiare. L'ultimo viaggio che ho fatto, ci siamo ritagliati un po' di tempo e abbiamo deciso di partire per andare a visitare 10 nazioni al nord dell'Europa per un totale di 4200 km, appunto 10 nazioni e in 12 giorni di tempo. Non abbiamo fatto nulla di pianificato, siamo partiti i giorni che ci servivano e abbiamo deciso che appunto con 12 giorni riuscivamo a portare a conclusione il nostro splendido e primo viaggio, e ce ne saranno tanti altri, si spera. Molto bene, ma queste 10 nazioni che hai toccato, quale che ti ha entusiasmato di più? Che mi ha entusiasmato di più, perché io sono molto anche amante delle montagne, diciamo delle zone un po' wild, la Svezia mi sono innamorato. Infatti io ero già focalizzato ad arrivare in Svezia. Le altre nazioni sono state belle, abbiamo visitato l'Olanda con i suoi mulini, diciamo ogni città aveva il suo punto di interesse, però nel cuore io durante il mio viaggio avevo in mente la Svezia, che rivedremo l'anno prossimo nel nostro viaggio che faremo a Capo Nord. Capo Nord, ci vuole un bel pelo sullo stomaco perché è dura, è lunga.